Un terzo dei distributori di carburante sono ormai a secco da giorni. Le restanti pompe sono costantemente prese d'assalto da centinaia di migliaia di automobilisti. In Francia fare benzina è diventata ormai un'impresa, code infinite alle stazioni di servizio, con attese anche di ore. È una catastrofe. Un'ora per avere 15 euro di benzina e qui ne danno solo 30 litri alla volta. La situazione è molto brutta, è un cataclisma se continua così con gli scioperi. Non possiamo guidare perché manca il diesel. I sindacati protestano, hanno anche ragione, ma bisogna rispettare tutti, dice questo autista di camion. All'origine dell'emergenza la protesta dei dipendenti di raffinerie e depositi commerciali in sciopero per la terza settimana consecutiva. Chiedono il 10% di aumento salariale a fronte dei grandissimi guadagni fatti soprattutto dal colosso transalpino dei carburanti Total dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e il conseguente aumento dei prezzi di petrolio e gas. Ma per il momento nessuna risposta dal governo francese. Alcuni dipartimenti hanno preso già delle contromisure. C'è chi ha fissato un tetto massimo al numero di litri acquistabili e chi ha vietato la possibilità di fare scorte. Intanto l'Eliseo assicura che dalla settimana prossima la situazione tornerà alla normalità. I lavoratori che continueranno i blocchi nelle raffinerie saranno precettati, dicono. Il presidente Macron sceglie dunque la linea dura per uscire il più presto possibile dall'emergenza, anche a costo di trovarsi milioni di francesi di nuovo in piazza, come 4 anni fa con le rivolte dei gilet gialli.